Quando la prima volta abbiamo visto la campagna americana, ci siamo subito detti che era una cosa che andava assolutamente traslata sul mercato italiano, anche perché, essendo tutti appassionati di questo lavoro, sappiamo che in Italia ci sono sufficientemente maestranze e qualità di persone che lavorano nel cinema da poter proporre esattamente lo stesso tipo di messaggio da dare al pubblico riguardo a quello che cos'è il cinema, che cosa genera, da chi è fatto e perché viene fatto. E soprattutto lancia un messaggio vero, un messaggio che difficilmente si riesce a mandare in giro, perché la gente sa e non sa. Il cinema molte volte è percepito solo come una vetrina di star, ma tutto quello che c'è dietro, che è enorme, che è immenso, deve essere fatto, deve essere spiegato alla gente. Per la mole di lavoro che c'è, per il quantitativo di persone che ci lavorano e poi finalmente per l'opera finale del messaggio, i danni che arreca oggi un attacco al prodotto come quello della pirateria. Tutelare il prodotto chiaramente è una missione assolutamente primaria. La pirateria, per via del fatto che viene percepita in una maniera anomala, è un danno ancora maggiore rispetto a quello che crea economicamente. Essendo percepita a volte come una libertà di fruizione, la gente non si rende conto delle conseguenze che va a portare su tutta quella che è la filiera. La filiera che il pubblico dovrebbe conoscere è chi, appunto, io faccio film, nel senso. Dietro alla produzione di un film, di un prodotto, di un contenuto, ci sono migliaia di persone che lavorano. E questo creerebbe un danno enorme su quello che è appunto l'occupazione di chi oggi questo mestiere lo ha portato avanti da sempre. Perché poi è un mestiere di cui si nasce da ragazzi, di solito è un mestiere che si acquisisce con gli anni e l'esperienza si acquista appunto sul campo. Richard Borg, da aiuto segretario di produzione a direttore generale della Universal, io faccio film.